stesso, un ottimo punto zero. L'abbiamo organizzata con Anafi, per cui ringraziamo davvero gli organizzatori, naturalmente il gruppo che si occupa di Lucca Comics and Games e anche il gruppo che poi dà vita e organizza per noi a Lucca questo tipo di manifestazione. E mi fa piacere che ci sia questa collaborazione con gli amici del fumetto e dell'illustrazione, perché mi sembra anche la logica conseguenza di ciò che facciamo oggi qui in un modo molto ampio, in un modo molto articolato. Oltretutto, a livelli forse su altri settori, ma parlate con un collezionista, perché io apprezzo moltissimo gli oggetti che si ritengono da collezione. Il fumetto e l'illustrazione sono oggetti straordinari che raccontano l'evoluzione del costume, raccontano l'evoluzione della nostra storia, del nostro modo di sentire e del nostro modo di pensare, e a volte si tratta di oggetti veramente preziosi e straordinari. Rappresentano delle tappe miliari della nostra vita culturale, della nostra vita sociale, del nostro modo di essere collettivo. Se non l'avete ancora visto, vi invito a andare per esempio alla Fondazione Banca del Monte. Ci sono delle illustrazioni, cartelloni da firma del passato, ma la cosa straordinaria è che accanto ai cartelloni da firma, quelli ovviamente stampati, ci sono gli originali, ovvero i dipinti che hanno dato vita poi a quel tipo di illustrazione. Ecco, io penso che quello che faremo collezionando del prossimo anno, perché inizio 2017, che sarà il 18-19 febbraio, non sia semplicemente il modo per riportare via dalle nostre case i fumetti più vecchi del passato da rimettere in circolazione, ma sia, come avviene nei casi migliori, sia il modo per ripercorrere la storia del fumetto, la storia dell'illustrazione, per riproporla insieme a tutto quello che riguarda il fumetto e l'illustrazione, agli appassionati, agli amici. Naturalmente sarà un lavoro un po' più, come si dice, un po' più specifico, che riguarda giusto coloro che hanno una specifica propensione al collezionismo, ma credo che sia in ogni caso un momento di incontro importante. La città di Lucca è orgogliosa di interpretare questo ruolo all'interno della vita culturale che afferisce al fumetto. Ogni anno rimango incantato dalle mostre che sono organizzate, che ci danno fortissimamente l'idea di ciò che tutto questo può rappresentare, così come su altri versanti. E non sia di maniera il mio ringraziamento a Anafi, che è qui con noi oggi, qui presente con noi oggi, ma non sia di maniera il mio ringraziamento a questi giovanotti che sono stati dei ragazzi quando hanno cominciato. Poi ora sono dei giovanottoni che hanno compiuto un percorso di grande rilevanza, e dire che la riconoscenza mia personale, l'individuo, ma anche la riconoscenza mia come interprete della città è davvero, grazie davvero col cuore. Grazie Alessandro.